Buongiorno a tutti, stiamo per iniziare la salita del sentiero Pier Giorgio Frassati, un sentiero attrezzato molto bello. Siamo a Punta Martin, sulle alture di Genova, una montagna straordinaria. Sono da solo. Stare molto attenti, perché qui c'è sentiero attrezzato con la corda, però bisogna guardare quello che c'è. Oh, che meraviglia! Carino, eh? C'è un bel salto sotto, non male. Di là c'è Punta Martin, ci andremo dopo. Adesso avanti, prosegue la salita. L'ultima rampa e là sopra siamo già arrivati. Breve, breve, ma molto intenso. Siamo arrivati,
un saluto da Peracchio e dal sentiero Pier Giorgio Frassati. Bye bye. Porto di Voltri, là c'è la chiesetta, è una via di discesa, c'è un vento gelido. Adesso faccio tutto il giro di sta montagna e vado fin sopra là. Appunto, chissà che vento. Ci sono delle persone là davanti che sono, erano, loro hanno fatto un'altra strada. Dopo un lungo giro intorno a quelle montagne, un vento poi freddo, gelido. Sto arrivando a Punta Martin, eccolo qua. Gli ultimi metri sono arrivato e stranamente qui sulla cima non c'è aria, c'è vento pazzesco. Oh, c'è aria dappertutto, qua niente, cose di pazzi. Va a capire sto mondo come è fatto. Peccato foschia, perché da qui c'è un panorama mica male. Quello là è il monte, ma non mi ricordo più. Splendido. Se guardo che ora è, mi cambio e mi mangio. Sono a metà della discesa, abbastanza impegnativa. Rocce, roccette, niente di speciale, però bisogna sguardare dove si mettono i piedi per non rompersi i denti. Ho visto un sentiero là in fondo che non l'ho mai fatto, secondo me è un sentiero perso che sarebbe bello rifare. Là sotto, là dove c'è buio, c'è quella mini ferrata che abbiamo fatto e adesso bel punto panoramico. Peccato la foschia. Il vento sembra un po' calato finalmente. Spettacolo. Gran bella giornata. Alle prossime.